Ragazzi, ciao, bentornati sul canale con questo nuovo video. Oggi ho il piacere di parlarvi di un'azienda italianissima con la quale ho avuto il piacere di collaborare a inizio gennaio, subito dopo le vacanze. Sto parlando di Primotive Oil. Guardate, già solamente così credo i prodotti parlino da soli perché sono veramente stupendi, ed è un'azienda italiana, vi stavo dicendo, con la quale sono stata contattata da Alessandra, qui mando un bacione enorme, proprio per provare alcune referenze. La ringrazio veramente tanto. Nel mio blog trovate comunque già l'articolo di presentazione dettagliatissimo su queste due referenze. Non ve le ho mostrate subito perché ho voluto prendermi il tempo per provarli, e quindi adesso ve ne parlo, insomma, ma in un modo anche un po' più completo della semplice presentazione del prodotto. Primotive Oil, vi dicevo, appunto, azienda italiana che produce, lavora giù in Puglia. Sono dei prodotti, anche questi, in questo caso qua, davvero, anche qua parliamo di eccellenze, perché sono veramente ricchi, ricchi, ricchi di principi attivi. Io ho avuto modo di provare lo scrub per il viso, il loro olio viso, corpo e anche capelli, se vogliamo, e anche la spugnettina di mare con la quale mi sto trovando benissimo. Allora, la particolarità innanzitutto di tutti i prodotti quali sono? È il fatto di avere all'interno il melograno e il resveratrolo, che viene estratto, questa molecola appunto viene estratta dal vino primitivo di Manduria. Quindi si lavora proprio facendo un'azione sulla nostra pelle antiossidante al 100%. E adesso spero di ricordarmi tutto, di spiegarvi insomma abbastanza bene, però ricordatevi questi due componenti, quindi il vino primitivo e appunto dal quale estraiamo il resveratrolo, e poi olio di melograno bio. E sono presenti all'interno di tutti i prodotti della linea, proprio perché andiamo proprio a lavorare sulla pelle svolgendo questa azione super antiossidante, anti radicali liberi, anti age, e andiamo proprio a lavorare per il benessere, proprio un aspetto proprio fantastico della pelle. Parto facendovi vedere il primo prodotto, che è appunto il loro prodotto top di gamma, che è appunto quest'olio, dove all'interno troviamo tantissimi attivi che adesso vi vado a leggere. Allora, prima di tutto il resveratrolo del vino primitivo, abbiamo detto il melograno, abbiamo l'olio di crusca di riso, l'olio di vinaccioli, l'olio essenziale di palma rosa, che è un fantastico anti-age, e questo, per dirvi, ce l'hanno consigliato anche, insomma, il corso che sto facendo, proprio perché è fantastico l'olio di palma rosa. Poi abbiamo l'olio essenziale di carota, che anch'esso aiuta la pelle, e poi abbiamo anche l'olio di jojoba, l'olio di cocco e l'olio di ricino. Allora, svolgiamo un'azione prevalentemente anti-age sulla pelle, quindi se vogliamo un po' contrastare i segni dell'età, oppure vogliamo anche contrastare quelli che sono proprio i radicali liberi dati anche dallo stress ambientale, dallo stress proprio anche climatico, secondo me quest'olio va benissimo. Oltre a quello, va anche a dare un'idratazione in più alla pelle, perché abbiamo l'olio di cocco all'interno, abbiamo l'olio di jojoba e abbiamo l'olio di ricino. Sull'olio di ricino mi sono state date alcune dritte, perché sapete che va benissimo anche se vogliamo lavorare sui nostri capelli. Quindi questo, anche utilizzato come impacco pre-shampoo, ve lo assicuro, è fantastico. Poi ha una profumazione di cocco buonissima ed è molto leggero come olio. Io adesso ve lo faccio vedere. Allora, la confezione intanto si presenta così e sembra una confezione proprio di vino. Guardate, è bellissimo. Poi questi colori sono, non lo so, cioè io mi innamoro anche del PEC alle volte, ed è anche giusto. Adesso, senza far danni, ve lo voglio far vedere. Voi avete la vostra pipettina, ne mettete alcune gocce, non ne bastano tante, poi dipende dalla vostra pelle anche se è più disidratata o meno. Vedete, con due gocce faccio tantissimo, ed è un olio che si assorbe tutto. Ovviamente sulla pelle inumidita, ve lo ricordate, andrebbe alla perfezione, perché proprio con la pelle umida l'olio viene assorbito meglio. E guardate qua, è già assorbito, non unge,
io lo applico alla sera principalmente prima di mettere la mia crema. Prima di mettere la crema ho preso l'abitudine di utilizzarlo e quello che ho notato proprio subito è stato il fatto di avere una pelle molto più, come dire, rimpolpata. Questa cosa qua la noto tanto, proprio una pelle più tonica, più compatta e lo applico veramente anche con tanto piacere anche per la profumazione. Questo per quanto riguarda l'olio, questo qui è il formato, vi dico tra l'altro vi viene dato anche con questa scatolina che è fantastica, questo è il formato se non erro da 30 ml, però su questo non ci perdo tempo, se volete andate a vederlo sul blog o nel loro sito che qua sotto vi metto tutto perché adesso mi sfugge, scusate. Altro prodottino che mi è stato inviato è questo scrub per il viso, voi sapete che io adoro gli scrub, anche questo all'interno ha l'olio di melograno, l'aloe vera, la vitamina E, l'olio di argan e poi ha i semi di muru muru che io non conoscevo, sono questi semini piccolissimi che vanno a fare un'esfoliazione delicata ma nello stesso tempo si sentono, quindi a me già qua piace molto. 200 ml di prodotto, intanto qua ve lo dico, 6 mesi di PAO, quindi dell'apertura, e sono tutti prodotti non testati sugli animali, quindi se vi può essere interessante anche questo, ve lo dico insomma. Ecco qui, si presenta così, ve ne basta poco anche in questo caso, ne prelevo un pochettino tanto per farvi vedere e vado ad applicarlo qui. La sensazione è veramente delicatissima, lo potete fare anche più volte durante la settimana, magari 2-3 volte, non c'è nessun tipo di problema perché è molto molto delicato, quindi anche sulle pelli magari che sono leggermente più sensibili o altro, andate tranquille ragazze, ve lo direi se lo sentissi un po' più strong come scrub, e invece delicatissimo. Per lo scrub, per rimuoverlo, potete poi infine utilizzare la spugnettina, questa qui è una spugna proprio di mare del Mediterraneo, sempre della linea di Primoti Voil, quindi andate su, io la utilizzo sempre questa, quando vado a togliere il detergente, quando vado a togliere lo scrub, la passate sotto l'acqua, adesso questa qua si è un po' indurita perché si è asciugata, la passate sotto l'acqua, la strizzate bene e rimuovete, la ripassate sotto l'acqua e si pulisce da sola. Io non le avevo mai provate le spugnettine di mare, devo dire sono rimasta molto molto soddisfatta. Ecco qua, queste sono state le tre referenze, poi nel sito troverete tutti gli altri prodotti, quindi anche la crema viso, la crema detergente, una spazzola che mi dovrò prendere perché sono curiosissima, è una spazzola proprio per stimolare la microcircolazione, quindi una spazzola per il corpo, e sicuramente avremo modo di parlare di prodotti Primoti Voil anche in un futuro perché a mio avviso ragazze andate a vedere perché ne vale proprio la pena. Ecco qua, quindi questo era un piccolo video di presentazione un po' di come, di quello che penso sui prodotti, se volete che magari vederli applicati fatemi sapere qua sotto nei commenti, intanto vi mando un bacione enorme e ci vediamo nel prossimo video.